auguro che tutti i nostri laureandi siano presenti. Nel frattempo presento la commissione composta da sinistra verso qua, dal professor Pasquale Citrigno, dal professor Ferdinando Verardi, dal professor Francesco Rosa, dal professor Calogero Di Carlo, dalla professoressa Assunta Baratta e dal professor Maurizio Piscitelli. Gennaio, giorno dell'inaugurazione della sede dell'Università Telematica Pegaso di Lamezia Terme, in presenza del presidente Danilo Iervolino e del professor Calogero Di Carlo, sono stata portavoce di un suo saluto. Oggi sono portavoce nel darle il benvenuto. E desiderio mio e di tutto il personale della sede Pegaso di Lamezia Terme, con queste poche ma sentite parole, esprimere il loro ringraziamento. Da sempre abbiamo avuto modo di conoscere la sua dedizione, il suo impegno e la sua costanza, perseguendo con tenacia gli obiettivi prefissati per una sempre migliore qualità della nostra università. Grazie per le opportunità date nell'attivazione di tante idee, progetti, strategie educative e didattiche mirate, da lei promosse e sostenute, che hanno contribuito all'arricchimento e all'ampliamento dell'offerta formativa della nostra università. Possiamo perciò, a ragione, guardare avanti con fiducia, continuando a investire sulla formazione in modo da far tesoro di ogni esperienza e mettere a fattor comune le migliori pratiche. Mi piace sottolineare che oggi mostriamo meravigliose qualità professionali ed umane e conferiamo anche alla Lamezia Terme la solidità dell'Università Telematica Pegaso. La ringrazio molto, come ringrazio Enzo Carbone e tutti quanti lo staff della sede di Lamezia Terme. Io, visto che sono stato indotto a fare qualcosa fuori dalle tesi, devo dire che sono una sorta di emigrante di ritorno, sia a Lamezia che in Calabria, dove ho passato circa 25 anni della mia vita facendo varie cose, fino anche a fare il rettore dell'Università Mediterranea, che anzi io ebbi la volontà di denominare proprio Mediterraneo. È importante il lavoro che ho deciso di fare in questo elaborato, è portare un po' una mia esperienza personale, perché come lavoro di educatore mi ritrovo spesso a dover affrontare delle problematiche, soprattutto nei rapporti con i genitori, le relazioni con tutta l'equipe che si trova a lavorare con i ragazzi e bambini che hanno disturbi specifici degli apprendimenti. La mia scelta è di scegliere il tema sulla FIAB. Questo è successo per una mia esperienza lavorativa, essendo insegnante di scuola primaria e stando in contatto con bambini tutti i giorni, mi ha portato a capire l'importanza della narrazione della fiaba, ma soprattutto anche come, non solo come insegnante, ma anche come mamma. Generalmente quando parliamo di disturbi dello spettro autistico ci riferiamo ad una sindrome comportamentale associata ad un disturbo del neurosviluppo con esordio nei primi 3 anni di vita e che produce delle alterazioni nello sviluppo psicocognitivo. Più precisamente possiamo dire che le aree in gran parte interessate da uno sviluppo alterato sono quelle relative alla comunicazione sociale, all'interazione sociale reciproca e al gioco funzionale simbolico. Nel mio laboratorio di tesi ho esaminato il tema della psicomotricità. La psicomotricità è una disciplina che pone la sua attenzione alla persona attraverso la valorizzazione del corpo. Soffermo anche all'uso dei nuovi mezzi di comunicazione nei primissimi anni di vita e tutto quello che ha provocato anche rispetto alle figure adulte, ansie e preoccupazioni, perché si pensa che queste nuove tecnologie possono essere veicoli di cattiva educazione. Secondo me non si può parlare di tecnologie buone o tecnologie cattive, ma tutto sta all'uso equilibrato e consapevole di questi strumenti e soprattutto alla formazione degli adulti e dei docenti per quanto riguarda la formazione personale, ma nello stesso tempo la formazione nei primissimi anni di vita dei bambini. Thank you.
la regolarità degli atti amministrativi, valutata la carriera universitaria, visti i risultati degli esami di laurea oggi sostenuti per l'autorità che lo Stato mi ha conferito, in nome della Repubblica Italiana proclamo dottori in scienze pedagogiche, signori. Pegaso, molto più di un'università.